domani ci sono gli esami e io non voglio sentire storie. Pierino deve essere promosso a tutti i costi. Nella commissione ci sarà anche l'ispettore. E noi dobbiamo fare in modo che Pierino ce la faccia. Ma non lo volete capire che non lo voglio più fra i piedi? Altrimenti rischio di finire in manicomio. Hai ragione. Sono d'accordo. Allora, uno per tutti? Tutti per uno. Tutti per uno. Tutti per uno. Mi raccomando, Pierino, qui siamo tutti ben disposti nei tuoi confronti. Ma tu la devi meritare la promozione. Hai studiato? Sì, signora. Bene, visto che dobbiamo iniziare ad interrogarlo, cominciare. Oh, non ti preoccupare, ti suggerisco io, capito? Va bene. Pierino? Sì? Io studio. Tu studi, egli studia. Che tempo è? È tempo perso. Bene, dimmi una parola con tante O. Una parola con tante O, eh? Go! Citami una parola sdrucciola. Una parola sdrucciola, banana. Dove si trova Perugia? Ma professore, è facile, no? Il Perugia si trova in serie C1 nel girone B. Chi ha battuto i francesi a Waterloo? A calcio o a rugby? Ascolta, Pierino, per quale motivo Muzio Scevola ci bruciò una mano? Per prendere la pensione di guerra! No. Io ho 10 pesci. Se ne mangio 5, che cosa mi rimane? 5 pesci e 5 lische! Rispondi, Pierino. Qual è il monte più importante d'Italia? È il monte... il Monte Brenni del Totocalcio. Dove si trova la Macedonia? Dentro al frigorifero. In quale battaglia morì l'ammiraglio Nelson? Sicuramente nell'ultima. Voglio darti ancora una possibilità. Ti farò una domanda facile, facile. Dimmi il nome di un eroe mitologico, metà uomo e metà animale. Buffalo Bill! Certo, non tutte le risposte sono giuste, ma il ragazzo risponde a tono. Segue una sua logica, ecco. Bene. Bene, bene, bene. Parliamo di educazione sessuale. Sì, 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 sì. Parlaci del parto. Parto? Il parto, ci sono tanti tipi di parto. C'è il parto naturale. Bene. Il parto cesario. Il parto... Il parto anale, Pierì. Il parto anale. Parto anale? Parlami del parto anale. Il parto anale? Ma c'è stato solo un caso al mondo. E quando è nato sto stronzo che mi ha suggerito? Mio padre mi dice sempre così, io. Oh. Con fischio o senza? Come? Così! Non c'è speranza. Non ci posso assolutamente.